Il mio racconto ha inizio da questo bianco arenile che l'azione marina aveva formato lungo un tratto di costa dell'isola di Songa Songa. I miei due compagni e io, membri di una spedizione italiana, vi eravamo sbarcati da qualche giorno. L'accampamento sorgeva sotto le palme sul limite interno della spiaggia. Assani, il nostro boe, era l'unico uomo che abitasse l'isola. Perché egli vivesse solo e come vi fosse capitato, non lo abbiamo mai saputo. Egli si era unito a noi sin dal primo momento e ci serviva egregiamente da cuoco e da guida. Songa Songa è un'isola australe situata tra il Madagascar e l'Africa. Gli animali più importanti che hanno trovato rifugio sulle sue coste sono gli uccelli. Beccacce di mare, trome, corrieri sempre in movimento, chiurdi ed altri hanno nidificato sui litorali sabbiosi. Assani viveva da tempo alle loro spalle e ci aveva insegnato a fare altrettanto. Erano uccelli così poco al corrente della natura umana che si lasciavano avvicinare o addirittura catturare con le mani senza opporre resistenza. Le uova che raccoglievamo non appartenevano sempre agli uccelli. Spesso ne trovavamo a dozzine sepolte nella sabbia. Vi erano state nascoste dalle tartarughe marine che solo di notte venivano a riva. A proposito di uova, ricordo che la nostra sete di ricerca doveva farci assistere a un rarissimo spettacolo: la deposizione e la schiusa di alcune uova di geco. Questi sauri sono gli unici rettili che abitino l'isola e i piccoli vengono al mondo indifferentemente in ogni stagione. Non vi sono cure parentali tra i gechi e dopo la deposizione le madri lasciano le uova abbandonate. Quando giunge il momento, il piccolo stesso pensa a rompere l'involucro che l'aveva avvolto per alcune settimane. I gechi sono numerosissimi a Songa Songa e vivono tra le fronde degli alberi ove attendono immobili per ore l'avvicinarsi di qualche preda. Proprio tra le foglie si celano i loro maggiori avversari, le crudeli formiche cucitrici, così chiamate perché hanno l'abitudine di costruire i nidi cucendo tra loro i lembi fogliari delle piante. Gli animali evitano con cura le tane di questi insetti dal morso velenoso. Ciò è peraltro difficile per i gechi che dividono con le formiche cucitrici l'abitudine di vivere tra le foglie. Spesso accade che qualcuno dei minuscoli rettili capiti per distrazione sui nidi. Bastano allora pochi feroci morsi per paralizzarlo. Centinaia di formiche si lanciano sul corpo facendolo a brani in poco tempo. La costituzione geografica di Songa Songa è quella classica di un atollo corallino. Nell'interno l'anello formato dalle coste limita la laguna. Un pantano malsano che per 12 ore al giorno viene invaso dalle acque e per un tempo altrettanto lungo resta all'asciutto. Le uniche piante che possano crescervi sono le mangrovie, alberi singolari sorretti da radici a candelabro rovesciato e ornati da magnifici fiori. Spesso i miei compagni e io le attraversavamo spinti dalle nostre ricerche.
Affondavamo i piedi nella mota tra cui spuntavano centinaia di radici chiodiformi. Sono queste altrettante future mangrovie, giacché tali piante non si riproducono per seme, ma unicamente attraverso radici metamorfizzate. In questo colonnato si muovono gli animali più originali che si possano incontrare. Questi personaggi, per esempio, sono i granchi gelasini. La loro principale caratteristica è di possedere una chela più grande che tutto il resto del corpo. Sarebbe facile pensare che la grande tenaglia serva loro per difesa. Invece la chela ha una funzione più gentile, quella di atterrare le granchiesse gelasine e condurle verso luoghi appartati. Quest'altro tipo bavoso è il granchio schiumarolo, così chiamato per l'abitudine di celarsi dietro il muco da lui stesso secreto. In presenza di questi spettatori, noi compivamo la caccia più straordinaria del mondo. Cercavamo infatti sulle foglie delle mangrovie gli strani perioftalmi. Devo spiegare che i perioftalmi sono pesci che, per adattarsi al singolare ambiente in cui vivono, hanno trasformato le loro abitudini. Quando c'è l'alta marea si comportano come ogni altro pesce che si rispetti, ma quando le acque lasciano tutto a secco essi cominciano tranquillamente a camminare. E quando lo ritengono opportuno si arrampicano perfino sui rami bassi delle mangrovie, ove restano respirando attraverso la pelle in agguato degli insetti. Mi dimenticavo di dire che i perioftalmi non possono vivere in acque profonde, perché dopo brevissimo tempo sarebbero capaci di affogare. Mentre giacevano tranquillamente posati tra le foglie, noi li sorprendevamo. E il fatto che a Songa Songa, a Sani, per procurarsi un fritto di pesce, si aggirasse tra i cespugli invece che in acqua, ci aveva convinti di trovarci in un ambiente perlomeno insolito. Songa Songa è abitata da schiere di granchi bianchi che, dimentichi dell'ambiente d'origine, vivono come animali terrestri. Ma una volta all'anno, durante il periodo degli amori, il richiamo del mare si fa irresistibile. I singolari crostacei si riuniscono in schiere e, sormontando ogni ostacolo, emigrano dall'interno verso il mare. Vegetazione, sulle rocce sfilano in gruppi compatti e in pochi giorni, senza concedersi riposo, possono coprire distanze rilevanti, finché, oltre gli arenili, la carezza del mare non pone fine al loro esodo. Anche per noi giunse il giorno di prendere il mare e lasciare Songa Songa. Dalle isole vicine, meno incivili, erano state inviate delle piroghe a rilevarci. Sani ci salutò e noi ci accomiatammo da lui con simpatia.
Ormai avevamo sistemato alla meglio i nostri bagagli sugli stretti scafi delle imbarcazioni indigene e non rimaneva che allontanarci da terra e alzare le vele. Mentre le prore puntavano verso il largo, agitammo le mani all'indirizzo del nostro misterioso boe che sarebbe rimasto ancora una volta solo nella strana isola ove i pesci vivono sugli alberi, i granchi corrono sulla terra e le formiche hanno imparato a cucire le foglie degli alberi.